alternativa data anche, diciamo, dalla sua vicinanza col presidente della Camera Fico? Questo, io devo dire, ho interlocuzioni importanti con diversi esponenti del Movimento 5 Stelle. Da parte mia c'è la disponibilità al dialogo, c'è la disponibilità a costruire ponti politici di umanità e di onestà, di mettere in campo alternative politiche. È evidente a tutti che un'occasione che può rappresentare il laboratorio, poi chi lo vuole cogliere lo coglie, chi non lo sa cogliere non lo coglie, è l'elezione alla Regione Campania dell'anno prossimo, che potrebbe essere l'unico campo di battaglia in cui non vince la Lega. E questo secondo me è il luogo in cui bisogna nelle prossime settimane capire se c'è lo spazio per la costruzione di un'alternativa che parta ancora una volta da sud. Ricordatevi che Napoli fu la prima città che vinse contro il sistema dal basso con un sindaco completamente autonomo. La Campania potrebbe rappresentare l'inizio di un'avventura che poi ci porterà magari in diversi con una coalizione ampia a guidare il paese in modo totalmente diverso da questo governo con il contratto Lega 5 Stelle. Chi ci vuole stare, noi dialogheremo, altrimenti come abbiamo fatto per Napoli porteremo in campo la battaglia nello stesso modo con cui l'abbiamo fatto a Napoli, cioè con una coalizione meno larga ma comunque vincente.